Allora, eccoci qua, ben ritrovati ancora una volta. Ciao a tutti da Mary, oggi siamo qua per questo insieme di collane, la rubrica quella che raccoglie un insieme di tipologie di collane. E oggi abbiamo deciso di fare tutte le collane con i fiori, almeno alcune per quanto riguarda le nostre creazioni dei bijou di Rick. Mi sono messa lì a spulciare nei cassetti, nell'armadio, nei vari contenitori e penso di averle trovate quasi tutte. Poi di quelle, naturalmente, ne ho fatto una cernita, anche perché poi ve le rifarò vedere abbinandole ai profumi, lo sapete, ormai abbiamo preso questo via. Allora, per quanto riguarda le creazioni con i fiori, oggi qui abbiamo le prime due che sono due collane molto diverse perché la prima è più vecchia. A circa 2 anni questa creazione, se non sbaglio, e qui avevamo voluto rifarci un po' allo stile Morellato. Naturalmente non è che l'abbiamo copiato alla perfezione, primo perché non si copiano le cose, cioè si possono prendere degli spunti, perché magari è giusto così, uno sfogliando di qua e di là puoi anche trovare uno spunto, ma mai copiare appunto una creazione. E qui abbiamo preso uno spunto da una collana Morellato che vedeva queste rose, però comunque erano unite in maniera differente. Noi le abbiamo messe su un filo abbastanza spesso per quanto riguarda l'alluminio, e le abbiamo attaccate con la colla, e quindi abbiamo fatto questo particolare qua. E la creazione è proposta in due versioni. Adesso non ricordo se ho preso anche quella color lilla, però c'è lilla e c'è questo turchese, questo color Tiffany, diciamo così. E niente, è una creazione molto briosa. Anche questa è abbastanza gioiosa come creazione, si riallaccia alle creazioni di quest'anno. Nel 2017 abbiamo voluto proporre questi fiori di smalto, vi abbiamo già proposto 3 video tutorial, uno che riguardava proprio come si creano i fiori di smalto e poi le due collane. C'era il video tutorial di questa e anche dell'altra collana che ho preso, questa me lo ricordo abbastanza bene, dopo ve la propongo. E abbiamo voluto anche qui fare lo stesso gioco dell'altra collana, cioè abbiamo attaccato i nostri fiori di smalto dopo averli realizzati su questo filo d'acciaio abbastanza spesso, quindi molto resistente. Poi l'abbiamo legate dietro con lo stelo, che era proprio la componente del fiore stesso, e abbiamo scelto come colorazione questi colori pastello. Per quanto riguarda lo smalto, abbiamo usato degli smalti molto particolari, appunto, tant'è vero che c'era anche quello sabbioso, no? Me lo ricordate che tanto successo ha fatto questo smalto? Molti incuriositi mi hanno chiesto dove l'ho preso. È uno smalto della Kiko, che penso sia ancora in circolazione nonostante io l'ho acquistato 2 anni fa. Anche qui abbiamo fatto lo stesso gioco dell'altra, abbiamo scelto una catenina d'alluminio abbastanza semplice, leggera, due collane veramente molto particolari, fiori, quindi collane che si adeguano a una stagione calda, una stagione come può essere la primavera e l'estate, perché no? Altre due collane con i fiori sono una verde e l'altra gialla. E questa l'abbiamo realizzata con un vecchio ciondolo, faceva parte di un'altra collana che a me non piaceva più com'era così magari messa. E niente, quindi abbiamo tolto il cordoncino e abbiamo sfruttato il ciondolo realizzandolo in questo modo, mettendo il fiore laterale e poi facendo questo gioco di cadenze con le catenine e con le perline. La collana è d'alluminio color oro, abbastanza resistente, ma si porta facilmente al collo perché è leggerissima, ve lo posso assicurare. Non mi stancherò mai di dirlo, anche perché uno magari le vede così massicce, no? Pensa che siano, sapete, di quei collier pesanti d'oro che andavano di moda negli anni 70, che alcuni portano anche adesso, a dire la verità. No, è leggerissima, quindi viva
la buona bigiotteria, insomma si trovano dei materiali ottimi e resistenti ma leggeri nello stesso tempo, quindi insomma se siete di quelli che non amate portare le cose pesanti al collo, questo tipo di catene fanno veramente al caso vostro. Dal verde al giallo e ancora un tripudio di fiori, questi erano dei fermatenda che abbiamo preso dal Mauris e che noi abbiamo realizzato in questo modo. Abbiamo sfruttati e risfruttati, comprati e ricomprati, peccato però che c'era solo questa colorazione e non c'erano altri colori, anche perché si poteva sfruttare benissimo quest'idea del fermatenda come un bijou. E niente, quindi abbiamo staccato dietro la calamita, c'era dietro la calamita, e quindi niente, abbiamo poi praticato dei fori per fare gli agganci e qui abbiamo fatto questo gioco tra perline e una catenina e poi qua abbiamo messo la catena d'alluminio color un oro bronzo, questo è sfaccettato, quindi bella sbrilluccicosa, una bella collana che si porta facilmente con ogni outfit sia elegante che sportivo. Questa collana poi la rivedrete in un altro blocco di collane. Sembra che sto facendo una televendita, però non è così, ve lo giuro. In un altro blocco di collane che niente, riguarderanno poi i fiori. I fiori, vabbè, i fiori li stiamo facendo ora. Scusate, ecco, vado in tilt, già ho registrato 3 video. Riguarderanno i colori gialli, tutte le collane di colore giallo, ecco. E i fiori li stiamo facendo adesso. Cerchiamo di essere precisi. Ed ecco altre 2 tipologie di collane, questa abbastanza semplice, l'altra è molto importante, diciamo la verità. Io infatti devo cercare ancora l'occasione giusta per indossarla. Vabbè, vediamo un attimino, teatro quest'anno penso che non se ne parli. Vabbè, per vari motivi, almeno cioè gli inviti gratis al teatro, penso che quest'anno non ne avrò e quindi non so dove potrò sfoggiare questa collana. Vediamo un attimino, magari la metterò per andare a fare la spesa. Va bene, o per portare a spasso fly, chissà. Allora iniziamo a parlare di questa, molto semplice, la catena è importante però leggera, come dicevo prima, per questo tipo di catene ed è molto semplice, anche se poi è su uno stile elegante, però si può portare anche benissimo con una camicetta semplice, con un paio di jeans, insomma è una collana poi che si può portare sia d'estate che d'inverno. E abbiamo fatto un gioco con queste roselline che tra l'altro erano degli orecchini, noi abbiamo trasformato, abbiamo tolto la parte dietro dove c'era l'attacco e poi niente, e abbiamo fatto un altro tipo di attaccatura, adesso non ricordo, però c'è il video tutorial apposito, se mi ricordo vi posto tutto sotto, altrimenti sfogliate la playlist video tutorial, potete trovare tutto ciò dal passato fino al presente, appunto tutto quello che ci riguarda delle nostre creazioni. Penso che all'appello ne mancheranno giusto 2-3 forse di video, non di più, perché ai primi tempi magari non registravamo molto, poi alcuni sono stati tolti, non ricordo per quale motivo, però ecco, li trovate quasi tutti. Questa alternanza di perle color viola alternata a queste perle, quindi danno questo tocco di eleganza. E l'altra, dicevamo, è molto importante, vuoi per questo gioco di perle, vedete che ha fatto Rick questo incastro, vuoi anche per i colori, ce ne sono molti, e per questo gioco di pendenze di catene e perline, è il fiore centrale, un fiore centrale che si può fare benissimo anche da soli, c'è un metodo, vabbè, noi comunque abbiamo intenzione di cimentarci anche in questo, però dobbiamo trovare il tempo, il modo, adesso vediamo un attimino. Questo però l'abbiamo proprio acquistato, bello e fatto così, e quindi niente, l'abbiamo messo proprio come centro, come ciondolo. Una catena è una collana importante, come dicevo, quindi magari da utilizzare
in cerimonie, in occasioni, ecco, cinema, teatro, una prima non solo a teatro, ecco, una rassegna pittorica, ecco, se siete magari invitati a varie occasioni del genere, se siete molto impegnati nel sociale, oppure dai, fate così, fate una pazzia, se avete un genere di collane simile, mettiamola per andare a fare la spesa, come dicevo prima. E in ultimo, per quanto riguarda le nostre creazioni con i fiori, e dico così per ultimo perché poi sbirciando bene ce ne sono altri, ci sono per esempio gli orecchini con i fiori di smalto, ci sono altre due o tre collane che però metterò poi con i colori giallo, come metterò anche questa nei colori giallo, e quindi per non ripetermi, diciamo, concludiamo qua con queste due collane. Allora, questa si riallaccia a quella che vi ho fatto vedere prima, sempre per quanto riguarda i fiori di smalto. Qui abbiamo fatto un qualcosa di diverso rispetto agli altri, perché abbiamo fatto la forma allungata, poi abbiamo usato dei colori di smalto un pochino più spenti, poi abbiamo messo anche la corolla. Questa è una collana che, a differenza dell'altra, si può portare, non dico anche in pieno inverno, però in autunno, oppure quando iniziano i primi tepori della primavera, si può benissimo portarla. Quindi, insomma, eccetto il pieno inverno, è una collana che puoi portare sempre, ecco. Perché dicevo anche inizio autunno? Perché i colori, cioè, non è che sono spenti, che sono un mortorio, però non hanno poi quella vivacità briosa che potevano avere quelli della collana precedente. Insomma, quella era palese che era più primaverile ed estiva. È una collana che si può portare benissimo, voi sapete, anche su quelle magliette a stampa fiorate, oppure, ecco, a tinta unita. È una collana che si presta a vari giochi. Mi raccomando, se usate questo tipo di collane, non usatele mai con un orecchino simile, cioè con un fiore, ecco, non mettete nessun orecchino, oppure mettete degli orecchini che magari hanno una perlina, ecco, piccola, tipo questa, con gli orecchini che si vedono e non si vedono, insomma, oppure i punti luce che vanno bene su tutto. Io, tra l'altro, poi sulla pagina Facebook pubblico spesso, sulla pagina Facebook di Judy Rick, pubblico spesso un video di Gabriela di molto tempo fa, che poi non ho capito perché Gabriela di J'adore le make-up ha smesso di fare i video sul Galateo. Ne ha fatti alcuni molto carini, ce n'è uno che riguarda la bigiotteria e io parecchie volte lo prendo, lo condivido e lo posto sulla pagina Facebook di Judy Rick, perché mi fa piacere. A parte che è molto simpatico quel video, e poi lei parla proprio in maniera ironica dell'abbinamento della bigiotteria, insomma. Niente, allora, finiamo con questa collana. Qui è una collana, secondo me, una tra le più belle creazioni che ha fatto Rick, perché mi piace questo abbinamento anche dei colori, la delicatezza di questo gioco tra perline e catene. Io poi vado matta per questo bordeaux, i colori crema, beggiolino, il marroncino. Quindi è una collana che d'estate metto poco, devo essere sincera, dall'autunno in poi inizio veramente a metterla su ogni capo, si adatta veramente molto bene. Il fiore, anche questo è un fermatenda, non so se l'avrete riconosciuto, e l'abbiamo usato questa volta come laterale, e poi niente, abbiamo fatto questo gioco. Qui ha voluto mettere anche questo attacco, che di solito si usa come terminale, questo soprattutto dei bracciali, e la catena è a maglie piccole e color oro sfaccettata. E niente, noi abbiamo terminato qui questa piccola panoramica per quanto riguarda le nostre creazioni con i fiori, tutte le creazioni made by Judy Rick, dalle magiche mani del nostro Rick, da qualche idea della sottoscritta. Io sono la stilista,
di casa, diciamo così, anche se poi ho detto in un video che prima o poi mi dovrò cimentare anch'io a fare qualche video tutorial, e allora sì che ce ne faremo delle risate. Con Ricky non si scherza, lui fa tutto il serio, fa delle cosine tanto carine e tanto precise, ma con me andremo a fare le comiche, vedremo un po' come imposteremo quel video tutorial, se lo faremo e come ci organizzeremo in proposito. Niente, io per ora mi fermo qua, grazie per essere stata con me ancora una volta, vi mando uno smacco grande grande, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, in questo modo rimarrete aggiornati e soprattutto attivate la campanella, in questa maniera aggiornati ancora di più perché vi arriverà la notifica ogni qualvolta caricherò un nuovo video. Baci a tutti e alla prossima!